Eccoci ancora qui. Tornati dalla miniera, ci siamo messi al lavoro per costruire le basi e come potete vedere il castello sta facendo bene. Per il momento nessuna delle due ha un'idea molto chiara di cosa devo costruire e come costruire. Penso che andremo a tentativi, metteremo un parere. Poi praticamente non riusciremo a creare un progetto accettabile e soddisfacente. Allora, da quello che ho potuto capire, oggi si costruirà un paio di gambe nuove. Attenzione, oggi penso che costruiremo il piano superiore e da quello che ho capito ora adesso vuole fare anche una torretta d'osservazione per osservare dintorni, probabilmente creare un crocifisso per fortuna e soprattutto avere la possibilità di vedere i nemici che arriveranno, perché sicuramente arriveranno. Già ne abbiamo beccati un bel po' da quando siamo tornati. Quando arriveranno i nemici cercheremo di infissarli va bene come degli spinelli. Frecce ne abbiamo, però non sono eterne, quindi dopo che avremo costruito la casa penso che faremo un recinto degli animali e incominceremo ad avvelenare una quantità mostruosa di galline per poter avere sia la carne sia le piume, perché con le piume, i bastoncini e con la selce che abbiamo visto che nella miniera ce n'è in quantità sufficiente per qualche decennio, ci faremo una buona scorta di frecce. Naturalmente la mia idea, che è anche l'idea del mio fratellino, è quella di creare anche una sala dove poter mettere una libreria, un banco di incantesimi e incominciare a trasformare i suoi punti esperienza in elementi magici tipo archi, invocati, spade che fanno contraccolpi, si può sapere che cazzo stai a fare. Comunque i progetti sono tanti e sono tutti quanti abbastanza realizzabili. Se ti stai mettendo a creare un crocifisso anche al piano di sopra, veramente io me ne vado. Stai costruendo solamente una base per poter appoggiarci, come si dice, i piedi. Va bene, questo è accettabile. Ma prova a infilare da qualche parte adesso un nuovo crocifisso e giuro che mi stappo i coglioni. È interessante vedere, sicuramente io sono certo, anzi sono stracerto, che a molte persone il fatto che non fai tagli di queste situazioni di costruzione nervosa, sono sicuro che scendo, ti butti giù, stanno le scale, le trappatole scale, come un coglione. Ti seguo, ma tu metti una scrolla, si è come. Scusa, ma invece di perdere tempo a fare queste puttanate, perché non ti metti, cioè ti vuoi costruire la torre e incominci per la torre, una cosa alla volta, stai facendo 50.000 cose tutte insieme. Fai una cosa per voi, dedicati a una sezione
finisci là e poi te ne vai altro, non è tra fare 50.000 cose che poi alla fine non si capisce un cazzo, cosa che sicuramente nessuno di quelli che stanno vedendo i tuoi video capiranno. Non è che tu praticamente metti a fare 50.000 cose diverse contemporaneamente. Mi costruisci piano di sopra, costruisci piano di sopra. Mi costruisci la torre, costruisci la torre. Non costruire 50.000 cose tutti insieme. Ma i gradini li puoi mettere dopo, perché li devi mettere adesso? Che cazzo? E come vedete, mio fratello è molto caotico nel modo di costruire. Tecnicamente si potrebbe definire un cultore del caos. O come lo chiamo io, un casinista di classe tifone. Classe tifone nel senso che i sottomarini non sono la classe tifone, ma la classe più potente. Poi, una cosa è sicura, come mi sto facendo le palle, io te le faranno, non se le fanno, anche quello che ti fa questo. E già mi immagino i commenti che ti faranno, che sei una classe di cazzo, che non è necessario far vedere ogni singolo, io sono sicuro. Ma la cosa divertente è che probabilmente a te non te ne frega un cazzo. A te piace fare quello che vuoi, ed è anche giusto. Ma in fondo se una persona non gli piace come lavori, che se lo faccia da solo che poi invece non lo vedo come gli altri, giusto? In fondo di gameplay su Minecraft se ne stanno talmente tante come capelli in testa a un capellone degli anni 60. O per le persone troppo suscettibili non era una forma di offesa eccetera. Una cosa mi piacerebbe tanto che succedesse sotto il mondo, che venissero una marea di haters. Mi sono romperti con loro dicendo questo video fa cacare, questo video fa schifo, datti all'ippica. Ma la cosa più bella, sai, è che loro facendo così non è che praticamente ti danneggiano, anzi, se vengono adesso 1000 haters è come se ci fossero 1000 persone che hanno visto il video, quindi ti fanno fare visualizzazioni. E questa è la qualità, cioè le stronzate che fanno, pensano a danneggiare invece. Ti fanno, naturalmente ti possono mangiare, ma ti fanno, mi piace, come fanno per altri youtuber, però sinceramente per me sono una maniera un po' di dire. O come si dice in gergo, dei bimbo minchia, anche se sinceramente non ho mai capito che cazzo vuol dire bimbo minchia. So che praticamente la minchia è il cazzo, bimbo dovrebbe essere, cioè una piccola, un piccolo cazzetto. Cioè praticamente bimbo minchia significa piccolo cazzetto. Se questo è un significato recondito per questa parola, mi sembra di capire che qua ce ne sta molto più di un cazzetto piccolo, ma molto piccolo. In compenso c'hanno la bocca grande e il cervello minuto. Compensano le loro scarse qualità sessuali con un comportamento per sentirsi grandi. Ma sapete, in questo momento nel sottovideo di quello che fanno via play c'è sta questa strana abitudine che scrive primo, e io aggiungerei, sì, primo, stronzo, primo, deficiente, primo, coglione. Sarebbe divertente modificare il messaggio e scrivere quello che ha detto primo, io ci metto a fianco, coglione. Qui ci sono una torta, primo, a fianco ci metto cretino. Così praticamente sarebbe il tema, un problema che non si possono dire più messaggi che uno ti commenti di YouTube, li puoi cancellare, li puoi minire, ma non li puoi modificare. Perché se si volessero modificare, ci sarebbero tante cose da ridere. Vedo che incominci a costruirti le torte. Speriamo che non cadi. Ma tu sto portando sfiga, se ti volevo portare sfiga ti avrei detto. Non fare sta cazzata, perché probabilmente ti frantumi un grosso sacro cadendo.
Non lo so perché, ma la forma di questa torre mi ricorda tanto un crocifisso. Che bel tramonto! Il sole sta incominciando a calare. E in compenso a me qualcosa sta incominciando a salire. Presumo che si tratti di bue. Però questa forma è la più neanche una texture pack. Cazzo, è successo? Si era bloccata la registrazione. Scusate, è un piccolo incidente di percorso. Capita quando praticamente si fanno 50.000 cose per problemi. Come stavo dicendo, che adesso si incomincia veramente a rischiare di spaccarsi l'osso sacro. Io ti direi, per evitare di farti male, di mettere un appoggio di terra. Ottima scelta. Facile da mettere, facile da togliere, molto complicato. Ecco, questo è pericoloso. Probabilmente qualcuno mi dice, ma se ti vuoi mettere a creare queste stronzate, perché non le metti? Perché non ti inserisci la modalità, non ti devo nemmeno creare, così puoi crearti quello che vuoi. Sì, però c'è una cosa da dire. Fare queste stronzate in creativo, che non ti crea alcun rischio di cadute, eccetera, secondo me è sfizioso. Fare queste acrobazie, sapendo di cadere, di farti male, di schiattare, secondo me rende molto più interessante e godibile la cosa. Cioè, sapere che cadendo ti fai male e se non hai abbastanza energia per morire, sinceramente rende interessante fare queste stronzate. Perché tecnicamente sono stronzate. Ah, proprio di stronzate, penso che praticamente hai fatto la stronzata. Dicevo, il video è quello abbastanza, mi sa che è il momento di chiudere un po'. Sì, fare un'altra stronzata di queste chiudi per sempre. Comunque, a tutti quanti, Gennaro e Paradosso vi salutano e vi aspettano alla prossima caduta come di pirla. Buonanotte. Ho detto buonanotte, la pianti? Ma fai un po' come cazzo ti pare. Good night.